Carissimi amici e amiche, carissimi amici e amiche, eccoci di nuovo radunati insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di Gloria Polo. Siamo, diciamo così, giunti abbastanza avanti nel nostro itinerario. Non dico che siamo verso la conclusione, ma ci avviamo verso la conclusione di questo ciclo di catechesi. La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere le esperienze di Gloria dopo l'incidente e quindi le successive vicende, esperienze mistiche che ci ha descritto. Abbiamo cominciato a vedere le prime testimonianze, la testimonianza pubblica, eccetera. Oggi proseguiamo in questo itinerario e cominciamo dalla lettura di un paragrafo che si chiama Un miracolo stupefacente. Ecco, che già immagino di cosa si tratti, perché lo è veramente, insomma, perché ricordo bene che ne parlammo di persona quando ospitai Gloria ormai diversi anni fa a Borgo San Michele. Comincio la lettura. Il fulmine aveva completamente svuotato il mio seno. La pelle, ivi ricresciuta, inizialmente liscia, una volta seccatasi, rese visibile una conca al posto della mammella sinistra e si raggrinzì sulla mammella destra. La pelle del costato sinistro, per di più, continuò a essudare, faceva sì che i vestiti mi si attaccassero alla pelle, provocandomi molto dolore allo staccarli. Andai a farmi visitare dal medico che da anni gestiva il mio rendimento sportivo. Dopo avermi sottoposto a degli esami nucleari, mi disse: la lesione epatica è stata severa, ma ti permetterà di sopravvivere. Le tue ovaie, però, sono come due acini d'uva passa. L'elettricità ha purtroppo irrimediabilmente compromesso la loro funzionalità. Non potrei più avere figli, Gloria. Il mio medico era preoccupato nel darmi questa notizia, ma per me era un sollievo sapere che non sarei più rimasta incinta. Una mattina, circa un anno e mezzo dopo l'incidente, mentre stavo facendo la doccia, mi accorsi che la pelle del costato sinistro si era asciugata. Non mi doleva più e il seno mi era ricresciuto. Feci visitare dal solito medico. Quando si accorse del mio seno, rimase interdetto e confusamente farfugliò: facciamo dei test, cerchiamo di capire. Mi sottopose quindi ad alcuni test e, avutone il risultato, mi disse: Gloria, non so che dire riguardo alla crescita del seno, se non che è ritornato inspiegabilmente pieno e sano. Ma ancora più stupefacente è che sei incinta. Incinta! Esclamai, rimanendo a bocca aperta dallo stupore. Il 3 settembre 1997 nacque mia figlia Maria José e potei allattarla al mio seno. Il Signore mi aveva affidato nuovamente una sua creatura totalmente bisognosa, confermando la mia vocazione di madre e indicandomi nello spirito materno lo spirito che avrebbe dovuto animare la mia missione di testimonianze. Dio stesso aveva nuovamente fatto sì che nella mia missione di testimone potessi godere di un'ulteriore anticipazione di credibilità. Egli agì esattamente come fece quando volle dimostrare agli ebrei di aver realmente rimesso i peccati ad un paralitico. Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua.
a tutti coloro che vengono a conoscenza della mia esperienza, è come se gli venisse detto da Gesù, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di far sperimentare un viaggio nell'aldilà mentre sia ancora in vita sulla terra, alzati, ti dico, Gloria, prendi tua figlia e allattala. Perché potesse essere dunque creduta la narrazione del mio invisibile soggettivo viaggio in una dimensione ultraterrena, in cui ricevetti il perdono divino e la missione di testimonianza, Gesù ha realizzato dei visibili, tangibili e oggettivi prodigi indubitabili. La rivitalizzazione delle mie gambe, la ricrescita del mio seno e la nascita di mia figlia. Gesù non pretende quindi che mi si creda sulla base delle mie parole. Avendoci creato come esseri razionali, vuole che ci si regoli secondo ragione o per giungere a credere alla mia narrazione ed essere allora non creduloni, ma credenti. Oh amici cari. Oh amici cari. Oh amici cari. Sono stupende queste considerazioni di Gloria e io vorrei soprattutto fermarmi, non solo, però molto. Non tanto dal punto di vista temporale, non può darsi che questo pit stop non durerà tanto, ma sicuramente molto da un punto di vista di incisività sulla frase che ha appena pronunciato. Essere credenti non creduloni. E questo perché? Sulla base di testimonianze che diano appunto credibilità e quindi ragionevolezza alla vicenda di Gloria. Allora, noi non possiamo essere, non possiamo e non dobbiamo essere creduloni. Importantissimo il paragone che pone Gloria con quell'episodio sicuramente ispirato della guarigione del paralitico. Allora, la testimonianza di Gloria è sconcertante, semplicemente, a tratti. L'abbiamo percorsa e, peraltro, io posso anche dire che in questa nuova versione, non lo so se ne parlerà prima della fine, ma manca un punto fondamentale, perché sapete, quando si racconta una testimonianza, la testimonianza non è mai uguale l'una all'altra, no? Questa redazione, come abbiamo visto, è diciamo quella un pochino adesso attualmente ufficiale, approvata da Gloria, ma io ne conobbi anche altre e sentii adesso quello che lei stessa venne a testimoniare a Borgo San Michele, no? Quindi ogni testimonianza è un pochino una storia a sé. Dico questo perché c'era un passaggio dove non mi ricordo a che proposito, però tra le cose che Gloria vide durante il suo giudizio in particolare c'era un esame molto severo sullo spreco di cibo. E se addirittura Dio chiede conto anche di un chicco di riso sprecato e buttato nel secchio o nel pattume, come uno preferisce. Lo ricordo molto bene perché mi ricordo che venne un'anima, dopo che lesse i libretti della testimonianza di Gloria Polo, tutta disperata, dicendomi che sarebbe andata all'inferno sicuramente. E dico all'inferno, dico, che hai fatto, che è successo? No, all'inferno, all'inferno, all'inferno. Dico, vabbè, dico, tranquillo, dico, che è successo? E mi racconta, dice, ma io veramente sono anni che butto un sacco di roba nel secchio, e Gloria dice che qua basta un chicco di riso che Dio ti chiede conto pure di quello. Io sono spacciato, sono rovinato. Dico, calmo, 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 calmo. Dico, adesso un momento. Dico, faccio fare un bel respirone. Fino a oggi ho fatto questa cosa senza farci troppo caso. Adesso lo sai. Quindi fai una bella confessione per le cose che hai fatto. Quindi confessi il fatto oggettivo, sapendo evidentemente che la qualificazione soggettiva sicuramente, diciamo, risente di una certa ignoranza. Però da oggi in poi
da oggi in poi devi evitare di farlo, perché una volta che hai sentito questa cosa, che è credibile, se non lo continui a fare, adesso non è come prima, perché prima non lo sapevi, adesso lo sai, no? Quindi, tanto per dire, quindi questa vicenda è una vicenda forte. Qui ci sono dei dettagli in questa nuova redazione molto forti che in quella vecchia non c'erano. Manca sto dettaglio del chicco di riso, però su altri aspetti è veramente, veramente forte. Adesso non è che voglio ripercorrere tutto quello che siamo già detti, basta sentire le puntate precedenti, no? Allora, uno potrebbe dire, vabbè, insomma, a me sembrano delle cose veramente un po' esagerate, un po' eccessive, no? Però del resto, insomma, questa è la testimonianza di una donna, per quanto possa essere in buona fede, una brava cristiana, una professionista, una dentista, però sempre, insomma, è una donna, e io queste cose non ci credo. E noi abbiamo avuto anche il diritto di dire una cosa di questo genere, perché, ecco, solo che il nostro Signore, che ha stabilito di salvare il mondo per mezzo della fede, la dottrina cattolica, quindi il concetto cattolico di fede, non è quello protestante, amici miei cari. La fede non è il fideismo, quindi la fede cieca, ci credo punto e basta. E no. Gesù non la chiede neanche per credere in lui, cioè non vuole che si creda in lui in questo modo. Perché? Perché Gesù stesso nella sua vita terrena si è certamente accreditato come figlio di Dio, però ha fatto i miracoli, no? Leggeva le coscienze, no? Cacciava i demoni, no? L'ultimo miracolo è stato il più strepitoso che ha fatto, cioè quindi quello che in teoria sarebbe servito appunto come fugare ogni dubbio, perché un morto di 4 giorni non esce dal sepolcro, non ci esce proprio. Oh. In particolare, quando guarisce il paralitico, parte il fatto che fa comprendere che per lui è molto più importante che siano rimessi i peccati dell'anima piuttosto che si sia paralitico nel corpo. Lui non avrebbe guarito quel paralitico se non avesse visto che c'erano delle mormorazioni nei cuori, no? Dice, come si permette questo di rimettere i peccati? Ma che è Dio? La risposta è: sì, sono Dio, ma te lo faccio vedere che sono Dio. Alzati e cammina. Quindi, proprio il miracolo della guarigione del paralitico è proprio emblematico, perché Gesù lo compie per accreditare la verità di quel gesto che ha fatto e che non si può mostrare. Cioè, io non posso dimostrarti che i peccati di quell'uomo siano rimessi. Ma posso darti il segno? Dice, come si permette questo? È Dio? Certo che lo sono. Ecco il segno. Capite? Allora, vi ricordate anche quando Gloria ha affrontato il tema o meglio, Gesù, della creduloneria a proposito di, sì, mia mamma appare, sì, ma per una vera, sai quante ce ne stanno di false? E qui noi dobbiamo fare discernimento, figlioli miei cari. Il discernimento si fa sulla base di dati oggettivi, non sulla base di a me, io mi sento che questa cosa è vera, oppure io mi sento che questa cosa non è vera. Vabbè, se uno vuole sentire, cioè nessuno è, cioè, non si può proibire il sentire, ma questo non è un modo corretto di procedere. Perché il discernimento si fa sulla base di dati oggettivi in tutte le cose, specialmente nelle cose ci credo o non ci credo. Sapete quanta gente sta in giro, quanti presunti santoni, veggenti, mistici di vario genere che esistono? Io, ogni tanto me ne arriva qualcuno, questi giorni qua è arrivata una cosa da parte di una persona X, ma sì, qua c'è quest'ultima rinazionariata, qui c'è questo da sinistra che sta dietro il vescovo, che ci sono delle cose completamente astruse. Dico, senti, allora,
Io non c'ho nemmeno voglia di approfondire queste cose qui. Per favore, non mi mandare sta roba. Perché è talmente palese proprio. Cioè, lì ci sono, delle cose che sono proprio evidenti, grossolanamente, insomma, inattendibili. Ecco, però. Quindi Gesù ha accreditato gloria. Come? Attraverso dei segni. Primo, la rivitalizzazione delle gambe. Ci sono le cartelle cliniche. Secondo, la ricrescita del seno. Terzo, la nascita della figlia. Con le ovaie KO. Quindi, queste non sono, ti si fa, racconta le storie, e no, non racconta le storie perché Gloria tiene custodite le cartelle cliniche, e lì non è che si sta che racconta le storie. Se c'è avuto una diagnosi, le ovaie non ci stanno più e rimane incinta, è una cosa umanamente impossibile. Quindi il Signore accredita perché non vuole che noi andiamo e procediamo così, avendoci creato come esseri razionali, vuole che ci si regoli secondo ragione per giungere a credere. L'atto di fede, anche l'atto di fede più importante, figlio dei miei cari, è quello, l'atto di fede divina e cattolica, che è quello più importante. Uno può anche non credere a Gloria Polo, ma il credo non si tocca, no? La fede divina cattolica non si tocca. Però anche quello non è un atto irrazionale, fideistico, cieco. Perché Gesù le ha date le credenziali di quello che dice e di chi lui è. E quindi io aderisco. È fede, sì, certo che è fede, perché non abbiamo comunque una dimostrazione incontrovertibile. La fede però è accompagnata dai segni, no? Dai segni che sono oggettivi però. Allora, questo è fondamentalissimo, questo qui, eh? Quando facciamo dei discernimenti di qualunque genere, noi dobbiamo appoggiarci sui fatti oggettivi, non andare a sentimento. O peggio ancora andare dietro il gregge. Se tutti credono a una cosa e a me quella cosa non mi convince per motivazioni oggettive, io quella cosa devo dire, non ci credo. E devo anche avere il coraggio di dirlo, io non ci credo per questo, questo, questo e questo, anche se tutti mi daranno addosso, perché questa è una cosa, magari, in giro, ampiamente consentita, dove c'è un'ampia, come dire, gamma di convergenze. Non creduloni, ma credenti. Potrebbe essere un bel titolo per questa puntata. Adesso vediamo un pochino come va dopo. Però è sicuramente emblematico. Non creduloni, ripeto, ma credenti. Perché la fede si appoggia su dei segni che noi possiamo e dobbiamo a volte chiedere. E il Signore questi li dà. E se non ci sono, o non li dà, evidentemente, attendere prima di andare a fare una, prima di andare a prendere una posizione, uno schieramento, perché potremmo pentircene. Bene. Incidente automobilistico. Passarono gli anni, sempre più venivo invitata nelle parrocchie a dare la mia testimonianza. Nella misura in cui andavo conoscendo Dio attraverso la sua parola, la liturgia e i sacramenti, mi convertivo a lui. E
Il mio senso del dovere della missione veniva sempre più sostenuto dall'amore per il prossimo e soprattutto per Dio, la cui volontà di salvezza dell'intero genere umano non solo era stata indelebilmente stampata nel mio cuore, ma pure si mostrava autorevolmente registrata nel Nuovo Testamento, laddove per esempio è scritto: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Primo Timoteo. Qui non ci sono i versetti, ma se non ricordo male dovrebbe essere 4:2, e confronta anche Giovanni 6, 36, 39. Imparai di conseguenza a far ruotare la mia testimonianza intorno all'abisso luminoso che mi si era manifestato. Ok, questa è anche una variante sul tema appena visto, no? Nella mia famiglia di origine, prosegue, non ero creduta da tutti. La mia sorella maggiore, Maria Luz Dari, invece, mi sosteneva e mi accompagnava nei viaggi missionari. In uno di questi viaggi in macchina ci imbattemmo in un camion cisterna contenente carburante, posto di traverso alla carreggiata. Il camion occupava entrambe le corsie di marcia. Mia sorella provò a frenare, ma lo spazio di frenata non era sufficiente. Mentre stavamo per schiantarci contro il rimorchio cisterna, il demonio con odio sconfinato mi disse che mi avrebbe ammazzata, bruciata viva. Il tempo di un Gesù aiuto e poi il tremendo schianto. Mi ritrovai nuovamente fuori dal corpo, pur rimanendo nella dimensione terrena. Il medesimo demonio di sempre stava per afferrarmi, ma questa volta appena invocai l'aiuto della Santa Vergine mi ritrovai nuovamente nel corpo. Venimmo portati al più vicino ospedale. Mia sorella non muoveva più le gambe. Ero molto preoccupata sia per mia sorella sia per i miei fratelli, che avrebbero interpretato l'incidente come conferma del loro rifiuto della mia missione. Non ti bastava rovinare te stessa con le tue missioni, dovevi rovinare anche nostra sorella? Era la domanda accusatoria che pensavo mi avrebbero potuto rivolgere. Maria Rustari era disposta ad accettare l'handicap per uscire dalla mia missione, ma pregammo comunque il Signore di concederci il miracolo della guarigione. Appena terminammo la preghiera, Maria Rustari recuperò istantaneamente la mobilità degli arti inferiori. E con questo andiamo a introdurre un altro tema fondamentale, cioè che le opere di Dio sono contrastate dal demonio. Sono contrastate e a volte, come dire, i contrasti sono proprio finalizzati a screditare la persona in modo tale che si vada a sentire in uno stato di prostrazione tale da interrompere quello che stava facendo. Momenti difficili. Dio permette una cosa di questo genere e i miei fratelli, che già non ci credono, non aspettano nient'altro. Diciamo, guarda che roba, questo ti viene dietro. E adesso mi metti dietro, ha perso le gambe, e questa tu vorresti dirmi che è una cosa che viene da Dio? Ma mi faccia il piacere, no? Ecco, quindi anche qui il discorso è quanto mai pertinente. Un camion di traverso, l'impatto e la sorella, appunto, fuori conoscenza, che viene portata all'ospedale, appunto, senza le gambe. Che non muoveva più. Quindi anche questo è un particolare molto molto importante, amici cari. Preghiera con fede,
con amore e le opere di Satana vanno in frantumi perché la sorella recupera la mobilità degli arti inferiori subito. Quindi capiamo anche questo quanto è dettaglio fondamentalissimo, importantissimo. Anche qui questo va ulteriormente a corroborare, a rafforzare l'idea circa la soprannaturalità della missione. Perché? Qual è un segno buono? Questo vale, questo è un criterio di discernimento che vale per ogni cosa, eh? Anche per esempio per accreditare non soltanto un fenomeno di origine soprannaturale, ma per esempio una persona come un uomo di Dio. Allora, qual è il contorno? Il contorno è un contorno di persecuzioni, generalmente, e di contrasti per quanto riguarda l'adempimento della missione. Contrasti che in certi momenti sembrano essere, come dire, vincenti, inibenti, ma però, diceva Luisa Piccarreta, ma però, ovviamente non si dice in italiano, c'è solo il però, senza ma, però nel momento in cui le forze del nemico sembrano prevalere, quindi sembra che abbiano conseguito l'effetto, quello di far perdere la fiducia, quello di screditare, interviene il nostro Signore e questo non glielo permette al diavolo. Perché la cosa, la missione, possa andare avanti. E la persona attendibile possa essere riconosciuta come tale. Addirittura pregammo il Signore di concedere il miracolo della guarigione, perché questa non muoveva più le gambe, un botto da paura. Appena terminata la preghiera, Maria Luz recupera istantaneamente la mobilità degli arti inferiori. Anche qui, gli ami cari, meditiamo. Questa è andata al pronto soccorso, all'ospedale. Ci sarà una cartella clinica, non ci sarà qualcosa per andare a verificare. Poi andiamo avanti. Visione dell'anello matrimoniale. Nel 2002 venne organizzata nel mio studio dentistico per me e mio marito una messa a sorpresa per festeggiare il nostro 25esimo anniversario di matrimonio. Nel momento in cui mio marito mi stava mettendo l'anello al dito, ebbi un'estasi e mi ritrovai in una dimensione ultraterrena. Lì rividi le mani bellissime e luminosissime di Gesù, che anni prima mi avevano tirato fuori dalla voragine oscura e che ora mi facevano cenno di conservare, di consegnargli la mia fede nuziale. Compresi che la mia vocazione matrimoniale stava giungendo al suo termine e che il Signore mi stava chiedendo un altro tipo di consacrazione, di vocazione e di dedizione. Piansi. Le persone presenti alla celebrazione eucaristica mi vedevano piangere, tanto più se ne accorse il sacerdote celebrante, che fraintendendo le mie lacrime si stupì nel vedere una donna sposata da 25 anni piangere in quel modo per la rinnovazione delle promesse matrimoniali. Io però ero ancora in estasi in una dimensione ultraterrena e lì mi tolsi l'anello e lo consegnai nelle mani di Gesù. Nel farlo sentì un distacco, un dolore, una solitudine molto grande. Era come se quel gesto segnasse l'inizio di un nuovo cammino a me ignoto. Quando si interruppe l'estasi, mio marito mi stava ancora mettendo l'anello al dito e mi guardava con una espressione tra il lusingato, lo stupito e il terrorizzato. Conoscendomi, non poteva credere che piangessi di commozione per lui. Con il passare del tempo, pensai che avessi mal compreso l'estasi, sebbene il senso di distacco provato nell'esperienza mi fosse rimasto.
Quindi bellissima anche questa esperienza. Gloria vive appunto questa cosa. Il Signore le chiede di consegnargli la fede nuziale. Che significa? Gloria mostra subito di capire bene. Sta per finire la mia vocazione matrimoniale, se ne sta per aprire un'altra. Perché la vicenda che ha avuto la mette in una condizione tale da potersi, anzi doversi, ritenere un'anima eletta insignita di una missione divina e soprannaturale. Morte di mio marito. Mio marito cambiò molto dopo il mio incidente. Addolcì il suo temperamento. Abbandonò il vizio del bere smodatamente e del fumare. E divenne un padre presente ai nostri figli. Al matrimonio della figlia di mia sorella, però, si concesse qualche bicchiere di troppo e finì per ubriacarsi. Annebbiato dai fumi dell'alcol, cedette allo sproloquio con nostro figlio, che allora aveva 17 anni. Sei stato uno stupido a farti guidare da tua madre. Ti avrei potuto iniziare al sesso e all'alcol, portandoti in un postribolo. Esprimeva così la riprovevole abitudine dei maschi di alcune parti della Colombia. Ero così molestata dal suo comportamento scandaloso che evitai di parlargli per alcuni giorni. Il venerdì successivo a quell'incroscioso episodio, precisamente il 6 ottobre 2006, quando ancora non mi ero chiarita con Luis Fernando, sentii la voce di Gesù dirmi: Gloria, svegliati. Abbraccia tuo marito, perdonalo e chiedigli perdono perché dopo la sua partenza di oggi non lo rivedrai mai più. Mio marito si sarebbe da lì a poco svegliato per poi partire alla volta di Armenia, dove avrebbe all'indomani fatto da padrino alla prima comunione di sua nipote. Mi svegliai e rimasi a guardarlo con apprensione. Dio mio, morirà. Mi pareva impossibile. Amore, svegli allora. Attesi che si svegliasse e la sua attenzione fosse sufficientemente desta per ascoltare quanto il Signore voleva che gli dicessi. Prima che inizi a prepararti, voglio dirti grazie per questi 29 anni di matrimonio che abbiamo festeggiato 15 giorni fa. Grazie per avermi accompagnato in tutti i momenti della mia vita, per essere rimasto al mio fianco quando il fulmine mi ha sfigurata. Ti sono molto riconoscente. Perdonami per le mie mancanze di sposa, compagna e amante. Sappi che io a mia volta ti perdono per tutte le volte che mi hai degradata e svilita con i tuoi atteggiamenti dominanti. Nel nome di Gesù e per il potere del suo sangue, rimetto tutti i debiti che hai contratto con me. Sei libero, amore mio. Mio marito era cresciuto con la convinzione che non si dovesse mai chiedere perdono. Gli era stato detto fin da piccolo che i ricco morivano in piedi, perché nemmeno la morte li avrebbe piegati. Rimase quindi molto stupito delle mie parole. Si preparò e partì. Non svegliai i figli che ancora vivevano con me, il maschio e Maria José, per far loro vedere per l'ultima volta il papà, ma dopo un po' dissi a mio figlio di chiamare il padre per sentire come stesse andando il viaggio. Luis Fernando disse solo che c'era del traffico. Iniziai a sperare che la voce sentita fosse stato un inganno demoniaco. Il giorno successivo, nel primo pomeriggio, Luis Fernando mi telefonò mentre stavo per registrare in una radio di Bogotà la mia testimonianza. Mi disse che non era andato alla festa dopo la funzione religiosa, lasciandomi intendere che non avesse toccato alcol. Alle 18 mi comunicarono per telefono mentre ero in macchina con i miei figli la morte di Luis Fernando. Era morto per un infarto fulminante. Aveva 47 anni e nessuna parte
patologia di rilievo. Il lunedì seguente, quando incontrai nel mio studio dentistico la segretaria di allora, ignara della morte di mio marito, la sentii dirmi: "Ciao Gloria, ho visto tuo marito prima in chiesa. Mi ha detto che doveva pregare i rosari che ti aveva impedito di pregare." Non le dissi che era già morto da 2 giorni per non spaventarla. Celebrammo il funerale il giorno successivo, quando anche mia figlia, primogenito, poté raggiungersi dall'Italia, dove stava facendo un'esperienza di vita religiosa nell'ordine fondato dal beato italiano Francesco Spinelli, il santo luminoso che avevo visto nella mia prima esperienza mistica senza conoscerne l'identità. Erano già state programmate diverse testimonianze in varie parti del mondo. Sul consiglio del mio padre spirituale, dopo aver assolto la missione in Perù ed in Messico, presi un anno sabbatico dalla missione di testimonianza per potermi maggiormente dedicare ai miei figli e abituarmi al mio nuovo stato di vedova. In Perù, il mio defunto marito ricevette una grande grazia. In una delle mie testimonianze che diedi in un incontro svoltosi all'interno di uno stadio gremito di persone venne celebrata la messa. I diversi diaconi, vescovi e numerosi sacerdoti concelebranti la offrirono in suffragio della sua anima e la sterminata assemblea di fedeli si unì alla loro intenzione. Anche questo particolare è molto impressionante. E cioè, la conoscenza dei futuri, si chiamano così, contingenti, cioè possibili, non necessari, è prerogativa divina. Solo Dio sa i futuri contingenti possibili, cioè solo Dio sa se domani succederà un fatto del tutto contingente, un infarto è quanto di più contingente possa esistere, anche perché è imprevedibile. E quindi lo sa soltanto lui, quindi se quel fatto mi viene profetizzato, mi viene detto e succede, questo è un chiarissimo segno dell'origine soprannaturale di quello che io sto vivendo. Vede anche l'atteggiamento un po' prudente di Gloria prima di capire che questa era una cosa celeste, che non era un inganno del diavolo, no? Perché il dubitare che si tratti di un inganno del diavolo e, come dire, mantenere entro certi limiti, evidentemente, questa posizione è un ottimo segno ed è anche un riparo dal possibile essere ingannati. Perché se noi diamo il consenso a qualche cosa di apparentemente soprannaturale prima del tempo, il tasso dell'inganno è altissimo. Verifica prima, non c'è fretta, verifica. Controlla. Non c'è fretta, non succede niente se si aspetti un attimo. Altra cosa importante, vedete, è che in vista di questo, Gesù invita a perdonare e chiedere perdono, perdonare e chiedere perdono. Cosa strana, diceva il marito, perché cresciuto con la assurda e stolta idea che perdono non si chiede mai. Ah, noi, la nostra famiglia muore in piedi. Che bravi, perché non chiede perdono mai di niente e di nessuno. Niente di più stupido al mondo. Quindi questo che Gesù dice non è soltanto un fatto importantissimo, appunto, in prossimità della morte della persona, ma è anche un fatto importantissimo da un punto di vista educativo, evidentemente che travalica anche la circostanza e la realtà soggettiva di Gloria. Tutti quanti noi abbiamo delle cose da farci perdonare.
e abbiamo dei perdoni da dover distribuire anche a chi non ce lo chiede. Perché il marito di Gloria a Gloria perdono non gliel'aveva chiesto mai. Lo dice lei. Però glielo dice lei. Perdonami le mie mancanze di sposa, compagna e amante, e sappi però che io a mia volta ti perdono per tutte le volte che tu mi hai degradata e svilita con i tuoi atteggiamenti. Addirittura, nel nome di Gesù e per il potere del suo sangue, rimetto tutti i deboli che hai contratto con me. Quindi qui c'è un modo brevissimo, tra l'altro, per rimettere i peccati altrui. Nel nome di Gesù e per il potere del suo sangue, rimetto tutti i debiti che tu hai contratto con me. Attenzione, questo è mettere in pratica il Padre nostro, eh? Perché rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se noi non rimettiamo i debiti ai nostri debitori, lo dice chiaramente Gesù nel Vangelo, non ci saranno rimessi i nostri. Abbiamo visto che il marito di Gloria è in certi istanti, cioè, veramente esagerato. E anche qui l'occasione contingente di questa nuova, come dire, presa di distanza, è un comportamento inqualificabile del padre nei confronti del figlio, pubblico tra l'altro, perché in occasione di una ricorrenza, il matrimonio della figlia della sorella si poteva risparmiare, no? Anche perché una circostanza del genere, insomma, è un pubblico scandalo, no? Gesù dice: abbraccia tuo marito, perdonalo e chiedigli perdono, perché dopo la sua partenza di oggi non lo rivedrai più. E così è stato. Capite, dinanzi a un fatto di questo genere, vedete, questa sera è la serata delle testimonianze, degli acclaramenti, mi si perdoni un pochino questo termine un po' inusitato, soprannaturali della vicenda. Perché Gesù dice, cioè, capite, la fede ci lascia comunque, la fede è comunque un atto libero. Però, quando ci sono dei segni, non è un atto libero, perché i segni sono dati appunto come aiuto per poter compiere questo atto libero, ma non diventano mai assolutamente necessitanti. Perché sono segni, non sono in ogni caso incontrovertibili, anche perché sono comunque, pervengono a noi, alla persona esterna, diciamo così, no? Sempre attraverso la caratteristica della testimonianza, cioè mi è stato detto questo e poi questo è successo. Ma noi, se vogliamo metterci a fare, come dire, i dubbiosi per forza. E chi te l'ha detto che te l'ha apparso Gesù a dirti queste cose? Uno potrebbe pensare, no? Però il diretto interessato, che sa quello che è successo, c'è poco da pensare, no? Quindi capite quanto viene anche questa nostra sorella corroborata, confortata nel compimento della sua difficilissima missione. Guardate che allora, però qualcuno gliel'hanno detto e qualcuno gliela dice ancora, peste e corna dietro, eh. Allora, anime purganti, agonizzanti e dannate adesso. Sebbene io non le cerchi, molte anime salvate dal purgatorio, sia di adulti sia di bambini, hanno iniziato a manifestarsi come quando ero piccola. Ma a differenza di allora, vivo oggigiorno una relazione di fede matura con Gesù ed ho un grande amore per le anime del purgatorio. Se il Signore permette che vengano a me, è per farmi pregare a loro suffragio. Non sempre mi si manifestano allo stesso modo. A volte odo i loro lamenti, mentre altre volte le vedo
o con gli occhi dello spirito o addirittura con gli occhi del corpo. Chiedo per tutte al Signore di immergerle nel calice della Santa Messa. Bellissima preghiera. Una volta mi apparve al cimitero una donna con il volto sfigurato. Il suo orribile corpo non aveva sembianze umane, ma quelle di un verme scorticato e sanguinante. Per avvicinarsi a me strisciando, si ferì col suo corpo non protetto dalla pelle. Dammi da mangiare pane, mi supplicava. Quell'anima salvata non si era alimentata in vita del corpo di Cristo. Non potei darle la comunione eucaristica, ma potei comunicarmi il suo suffragio perché potesse essere rivestita di Cristo. Oh, qui mi permetto di aprire una parentesi, perché alcuni passaggi di questa testimonianza sono crudi. Molto crudi. Mettono in luce degli aspetti della divina giustizia che oggi non è che sono obsoleti, ma si vogliono colpevolmente mettere nel dimenticatoio, tipo questi. Dov'è la misericordia? Dov'è la misericordia? Che un verme strisciante, sanguinante. Il suo corpo non aveva orribili, non aveva sembianze umane. Non protetto dalla pelle, sanguina, mi supplica, dammi da mangiare pane. Eppure è un'anima purgante. Ma io mi sono sgolato in tutti i modi possibili per ricordare a tutti che il purgatorio non è una sala d'aspetto. Dice, sai, il purgatorio, dice, che succede? Vabbè, non è fatto proprio il bravo al 100%. C'è qualcosa che non ha funzionato. E vabbè, allora adesso devi mettere un attimo, devi fare un po' d'anticamera. Dai, su, fai il bravo, ti metti, fai un po' d'anticamera e poi passa e vedrai il nostro Signore. Ma questo non è vero, questo qui. Non è così. Facciamo un'altra domanda. Perché il Signore ha fatto vedere questa cosa a Gloria? Perché lei la racconta? Per quanti sono quegli sciocchi che non mettono mai piede in chiesa o non si fanno mai la comunione. Magari perché hanno paura di confessarsi. Sapete che nelle parrocchie dove sono stato, a me è successo di vedere persone X, tanto non dico chi sono, che magari andavano sempre a messa la domenica, ma non si comunicano mai, o non si comunicavano mai. Mi dico, ma come si vede? Ci deve essere un motivo. Poi, stando un po' di tempo nella parrocchia, diceva, forse questo sarà, che ne so, un convivente, un divorziato, un risposato, una cosa del genere, quindi fa bene a non comunicarsi. No! Apparentemente, quindi per quello che appare dall'esterno, poi un parroco non è che sa vita, morte e miracoli, non ci sarebbe nessuna condizione ostativa. Quindi, domanda, qual è la condizione ostativa? Molto probabilmente, non possiamo mai giudicare il cuore, sta persona non vuole affrontare il travaglio della conversione e della confessione, tra l'altro. Perché? Perché si vergogna di quello che ha fatto? Perché non vuole lasciare i suoi peccati? Dice che mi confessa a fa se tanto sta cosa che mi piace tanto non la voglio lasciare. Questo certamente sarebbe un discorso, come dire, corretto. Corretto, ma non ancora retto, perché la soluzione non è dire, siccome non voglio lasciare alcuni peccati, non mi confesso e quindi non faccio la comunione. No, la soluzione è convertiti e credi al Vangelo, interiorizza, comprendi che il peccato è morto, il Signore ti chiede di rinunciarvi non perché ti vuole togliere qualcosa, ma perché ti vuole dare qualche cosa di molto più grande e di molto più importante. Però le immagini sono crude. E perché? Perché è necessario in questo tempo scuotere un pochino le coscienze. Scuotere un pochino le coscienze che sono addormentate. Il santo curato d'Arze non è l'ultimo arrivato. Io questo in parte lo capisco perché anche la mia missione, come dire, pubblica, dico anche ahimè,
è stata spesso caratterizzata da questa cosa, cioè dal dover dire chiaramente le cose, ben sapendo che le cose che dico, se vengono ascoltate, feriranno, faranno male, faranno. Ma è un dolore salutare, perché è un dolore finalizzato alla conversione, lo so io quello poi che ho visto e udito, da tantissime anime. Non si convertono le persone standole sempre ad accarezzare e a blandire, o stando sempre a dire misericordia, 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 ma è il santo curato d'Ars, che non è. Io non ho letto queste cose. Voi immaginate, io sono un prete, il santo curato d'Ars è il patrono dei parroci e dei sacerdoti, perché prima era soltanto dei parroci, voi direte, tutti i sacerdoti cura d'anime. E che cosa dice? Allora, tu ti becchi una persona che è un vizioso, un lussurioso. Come lo converti questo qui? Gli dici, ma dai, il Signore ti capisce, capito? Sì, c'è questa debolezza, ma non ti preoccupare, dai, che tutto sommato, d'altro sei un essere umano, che vuoi fare? Abbiamo tutti quanti questa debolezza, la concupiscenza, su, dai, mi raccomando, la confessioncina non lo fa più e va tutto bene. Si converte così secondo voi? Ma manco per niente. Il santo Curodas dice: se vuoi far convertire un lussurioso, tu gli devi parlare dell'inferno, glielo devi minacciare. Dici: continua a fare così, poi vedrai che fine faranno quelle membra che tu stai nutrendo di porcherie e di schifezze. Avvoltolati pure nei piaceri bestiali. Che manco le bestie si degradano tanto per la smania di provare che godimenti e piaceri a go-go. Vai, vai! Sappi che altrettanti ne proverai, al contrario però, di tormenti e dolori. Continua poi se vuoi, però intanto questo lo devi sapere. Ah, il santo curato d'Ars dice: non c'è altro sistema per sperare di convertirli. Lo dice il santo curato d'Ars. È un terrorista? Perché dopo ti dicono anche questo. Tu terrorizzi la gente. Sei un terrorista. È un terrorista? Domanda, è un terrorista? Allora, un santo canonizzato dalla Chiesa Cattolica, perché questo non è il mistico che ci ha avuto la rivelazione privata. No. È un santo canonizzato dalla Chiesa Cattolica, un prete. Uno che il diavolo gli ha detto, se ce ne fossero, mi ricordo se erano tre o cinque come te in tutta la Francia, io sarei morto, sarebbero tutti convertiti i francesi. Ci sarebbero un pochino di espressioni feriali romane per commentare questa cosa qui, no? Che ovviamente risparmio. Quindi, che facciamo? Mettiamo alla pubblica gogna un santo canonizzato dalla Chiesa Cattolica che è stato il terrore dell'inferno? Facciamo così, facciamo? Perché misericordia, 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 misericordia? Il mantra. Facciamo così? Oppure diamo addosso a Gloria Polo perché racconta queste cose? O a Don Leonardo perché le mette in giro? Terrorizzando la gente? Si può fare tutto, si può fare, per carità. Scusate la parentesi un po', però ogni tanto, sempre a Roma si dice, quando c'è voce vo'. Proseguo la lettura, ce ne abbiamo ancora un pochino di tempo. Non mi si manifestano solo le anime salvate nel purgatorio. Oh, ma anche le anime dei moribondi? Il rischio di condanna eterna. Che faccio? Lo leggo o andiamo a terrorizzare un altro po' la gente? Domanda. Pensate un po' che cosa scrive. Quando si presentano nel mio studio dentistico, sono percepite anche dalle segretarie che negli anni si sono avvicendate. Rarissime volte mi si presentano addirittura anime dannate. Ah, ci sono delle testimonianze
E qui faccio subito un annuncio, le leggerò in pubblico. C'è per esempio un testo che è l'esorcismo di Verdi Garandier, spettacolare, mi riservo di leggerlo e commentarlo durante qualche veglia futura, che parla della fine che ha fatto un prete che aveva smesso di fare il prete, quindi che si era andato dritto all'inferno. Oppure la testimonianza, non mi ricordo come si chiama, forse Anna. Questo c'era addirittura l'imprimatur del vicario di Roma, del Cardinal Traglia. Non lo so perché il Cardinal Traglia era lo zio di mio cognato. Quindi, la testimonianza di una ragazza che era amica intima di un'altra ragazza, che ha avuto un incidente, che si è dannata e che poi era tornata per imposizione divina dall'amica a fargli un pochino di resoconto di com'era l'inferno. Tu sono costretto a fare, io ti odio, vorrei che tu venissi con me, però Dio mi ha costretto a fare questa cosa. Mi riservo di prenderle e di commentarle queste cose in pubblico. Se qualcuno non gli piace, è gira canale, no? Cambi canale, no? Come quando non ti piace una trasmissione, cambi canale. Una volta ne percepì uno alle mie spalle mentre operavo una paziente. Non mi voltai ma pregai Gesù. A differenza delle altre anime, emanavo una puzza di putrefazione nauseabonda che mi mise molto in imbarazzo con la paziente. Quella puzza sarebbe stata sconveniente ovunque, figuriamoci in uno studio dentistico. Sente anche lei uno strano odore, signora? No, dottoressa. Grazie a Dio, pensai. Non sapevo se era un'anima dannata o purgante, percepivo che era un uomo, sentite un po', membro di una loggia massonica. Membro di una loggia massonica. Dannato. La mia preghiera ebbe su quella presenza un effetto inaspettato. Vidi sollevarsi il contenitore del cotone idrofilo, fatto di pesante acciaio, e la sputacchiera. Pareva che quell'anima volesse versare il contenuto della sputacchiera sulla mia testa. Invocai il sangue di Gesù e quell'anima scagliò la sputacchiera e il contenitore di acciaio contro il muro. Lo schianto provocò un frastuono assordante, le mattonelle del rivestimento del muro si scheggiarono e la povera paziente balzò in piedi urlando: "Spaventoso qui!" E se ne andò e non la rividi più. Ho fatto perdere un cliente, l'anima dannata. Punto primo, un massone, perché qui qualcuno adesso va anche dicendo in giro. Anche dicendo in giro, per carità, qualcuno però, qualcuno, non tutti, che tutto sommato la massoneria, ma vabbè, insomma, no, tutto sommato, la massoneria è quanto di più contrario al cristianesimo ci possa essere. Per i membri della massoneria vige ancora la scomunica e non la può togliere nessuno, perché la massoneria è luciferina nella sua essenza. Non è compatibile con la vita cristiana, come questo episodio dimostra. E da buona anima dannata, tra virgolette, gli vuole spaccare in faccia, sbattere in faccia il contenitore d'acciaio alla sputacchiera per manifestare il suo disprezzo, per atterrire, per farla smettere di fare quello che stava facendo, per nessun altro motivo. Una cosa simile mi capitò al cimitero. Avevo preso l'abitudine di mettere un fiorellino sulle tombe e dire alla persona lì sepolta: "Guarda come ti ama Gesù e la Chiesa, ti porta un fiore di amore, un fiore come simbolo della preghiera nel tuo suffragio." Le anime purganti mi manifestavano la loro gratitudine muovendo il fiore nel vaso. Una volta, però, da un'anima dannata mi venne tirato addosso il fiore appena deposto sulla sua tomba. Un'altra volta, mentre stavo pregando in ginocchio nella mia stanza, il Signore mi trasportò, non so come, a piedi di un giovane che si era appena impiccato e stava morendo. Quando ebbi il coraggio di aprire gli occhi, vidi le gambe penzolanti del giovane che indossava un paio di jeans e calzava i piedi uno scarponcino della brama. Era in preda agli spasmi. Non osai alzare lo sguardo, pregai al Signore che avesse compassione della sua anima e dissi al giovane: "Ascoltami, hai peccato gravemente contro l'amore, ma non è ancora terminato il tuo tempo di misericordia. Pentiti. Pentiti prima che sia troppo tardi." Sentivo che un'orda di demoni, come cani rabbiosi, stavano venendo per prendersi l'anima del giovane, ma erano bloccati dalla mia preghiera.
Non smettiamo dunque mai, fratelli e sorelle, di pregare per la salvezza eterna del nostro prossimo. Amico o nemico che sia, le nostre preghiere non saranno mai vane. E con questo, amici, che non ha bisogno di particolari commenti, possiamo fermare la puntata di oggi, che sicuramente avrà un seguito nella prossima, però assicuro che stiamo arrivando in dirittura di arrivo, perché a quanto pare, vediamo un attimino, ci rimane un altro episodio e poi si passa alle conclusioni. Non abbiamo tempo perché poi magari dopo le conclusioni, come mia consuetudine, faremo un bel overture, appunto conclusivo, che ripercorre questa avvincente testimonianza. E quindi alla prossima settimana, dove ci sarà l'ultima puntata di questo ciclo di catechesi. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.